Appuntamento rimandato con quella quarta vittoria consecutiva che la Vuella attendeva da 10 anni e che dovrà continuare ad aspettare. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro cade alla Vitri Frigorena 69-72 con un urticante KO all'ultimo secondo deciso da una tripla di Olisevicius. Reggio avanti per quasi tutto il match, anche di 18 lunghezze, ma la squadra di Banchi è brava a riemergere, rimontando fino alla parità ad una ventina di secondi dalla fine. Poi la tripla che fa esultare la Una Hotels. Consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare con una squadra come Reggio Emilia, non siamo stati capaci di approcciarla in maniera adeguata, dimostrandoci impreparati sotto il profilo mentale, fisico, tecnico a superare la loro aggressività, e ne è scaturito un primo periodo che ha condizionato poi la nostra gara. Devo ammettere che siamo stati poi capaci di invertire l'inerzia della gara, pur in una serata al tiro non perfetta, contro avversari che viceversa sono stati capaci di segnare con regolarità, trovando buone conclusioni sia dall'arco che dentro l'area. La sensazione era in chiusura di terzo periodo che avessimo finalmente ripreso in mano le redini della partita, giocando con quell'identità che ci deve essere, che deve essere nostra, dalla quale non possiamo assolutamente prescindere. È venuta meno la lucidità e poi nel finale a decidere è stato un tiro. E come detto, le uniche recriminazioni riguardano il fatto di non essere stati capaci di interpretare fin dall'inizio questa partita con quell'atteggiamento che sarebbe servito. Dal basket al baskin, la cosiddetta pallacanestro integrata, che ha vissuto una domenica da incorniciare per la Lupo Baskin Pesaro, laureatasi campione d'Italia della disciplina, battendo 79-71 Montecchio Maggiore nella finale di Lignano. Nel calcio di Serie C, sconfitta per la Vispesaro nel derby di Ancona con l'Ancona Matelica, che batte 3-1 la squadra di Banchini. Dorici avanti 2-0 con la doppietta di Fagioli, Vischi reagisce nel finale con una gran rete di Domenico Rossi e per poco non sfiora il pari con De Respinis. Velleità di rimonta però avvilite dal sigillo di Moretti al 97esimo che vale il 3-1 conclusivo. Dentro quella partita lì, al primo affondo prendi gol, devi essere come un tennista, devi dimenticare subito quella pallina lì e pensare a quella prossima. E invece a noi ci mancano ancora alcune armi mentali, però la squadra ha iniziato con 6 under in campo e quindi questi percorsi, queste prove ed errori sono normali. Quello che mi fa comunque pensare è che poi siamo stati dentro la partita nel primo tempo, Farroni ha salvato il risultato perché potevamo prendere gol anche prima, però c'era la sensazione di essere pericolosi soprattutto davanti alla linea difensiva dell'Ancona che sapevamo che rompe poco ma scappa, preferisce scappare. Non abbiamo fatto, abbiamo provato a fare grandi cambiamenti, quindi due giocatori subito all'inizio ripresa e non abbiamo fatto bene sul gol del 2-0. Lì è colpa nostra, ci sono due ingenuità. Io sapevo di questo ambiente complicato, alla fine finisce 3-1, ancora merita di vincere, vince, non c'è problema. Con Catalano in panchina, seconda vittoria consecutiva per l'Alma Juventus Fano, che al Mancini regola 3-0 Fiuggi con la doppietta di Tortori e una rete di Varriale. Nel weekend di pallavolo la Megabox Vallefoglia gioca 3 set punto a punto con Monza, ma ad Urbino sono le Lombarde a spuntarle con il punteggio di 3-0.